Sono francese socialdemocratico, ma sarò commissario imparziale. Le regole le devono rispettare tutti. Doccia fredda per Parigi dal commissario agli affari economici, che fa eco alla Merkel nel ribadire la via dell'austerity dopo la presa di posizione del ministro francese Sapin di non voler rispettare i parametri di Maastricht prima del 2017. E un sostegno alle richieste arriva subito da Renzi. L'Europa non può trattarci come scolaretti, deve essere più snella e smart. Parole condivise da David Cameron, con cui il Premier si è incontrato questa mattina a Downing Street. Noi comunque rispetteremo il vincolo del 3%, ripete Renzi. Il Premier punta all'approvazione del Jobs Act entro il vertice UE dell'8 ottobre. Il ministro Poletti dice non serve un emendamento sull'articolo 18, il nodo è politico. A Napoli in corso il vertice della Banca Centrale Europea, occupazione, crescita e bassa inflazione, queste le sfide dei prossimi mesi secondo il presidente della BCE Draghi, pronte nuove misure per rilanciare l'economia, tensione non lontano dalla sede della riunione con scontri tra polizia e manifestanti che contestano la BCE, usati idranti e lacrimogeni per disperdere alcuni giovani a volto coperto. Notificata questa mattina la sospensione da sindaco di Napoli a Luigi De Magistris, l'Italia è una democrazia malata e c'è molta strada da fare per evitare che diventi regime. Così poco fa in conferenza stampa davanti ai giornalisti ha aggiunto: continuerò a fare il sindaco per strada, non darò le dimissioni. La sospensione sarà breve, spiega, nessuna data è indicata nel dispositivo, 18 mesi il tempo massimo. Alta tensione a Hong Kong, i manifestanti in piazza che chiedono più democrazia hanno lanciato un ultimatum al governo imponendo le dimissioni entro le 18 ora italiana. In caso contrario minacciano di occupare i palazzi del potere dell'ex colonia britannica, ora speciale regione autonoma della Cina. Pechino per ora tace ma diffida la comunità internazionale dall'intervenire parlando di affari interni. Così come era successo con Conte, anche con Allegri i dispiaceri per la Juventus arrivano in Europa. Il primo KO stagionale è in Champions League contro l'Atletico a Madrid. La squadra di Allegri si arrende di misura 1-0 e si complica la vita nel girone. Questa sera altre 4 italiane scendono in campo per l'Europa League: Inter, Napoli, Torino e Fiorentina. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, forse la giornata più lunga sul fronte europeo, è la giornata delle reazioni a quello strappo non atteso della Francia, che ha fatto sapere basta politica di austerity e di rigore, noi abbiamo bisogno di segnare una strada che rimetta il paese nella giusta direzione. A dire la verità che l'accettazione di questo strappo transalpino da parte dell'Europa non fosse agevole, lo si era già intuito dalle parole della cancelliera tedesca Merkel, che aveva ribadito le regole valgono per tutti, un tono da maestra che ha toccato non solo la Francia ma anche l'Italia. Vedremo come Renzi oggi ha parlato di paesi e non di scolaretti, dunque da trattare con rispetto, ma è una giornata in cui i nodi vengono al pettine per la Francia ma anche per l'Italia, occhi puntati su Napoli, direttivo BCE, il ruolo di Draghi lo scopriremo tra poco, ma proprio da partire dall'Italia bisogna capire qual è la direzione in cui andare, flessibilità da una parte, rigore dall'altra e Italia che per ora mantiene il rispetto del 3%. Cominciamo da qui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Sono francese socialdemocratico, ma non sarò l'ambasciatore di un paese o di un partito, sarò un commissario imparziale. La mia missione è quella di far rispettare le regole europee a tutti. Non che a Parigi si aspettassero qualcosa di diverso, però se il buongiorno si vede dal mattino quest'oggi nei sontuosi saloni dell'Eliseo, le facce erano scure a dir poco. Sì, perché, caso o non caso, l'audizione obbligatoria all'Europarlamento del prossimo commissario agli affari economici, Pierre Moscovici, arriva l'indomani di quello di Michel Sapin, successore di Moscovici al Ministero dell'Economia. Più che un discorso, un manifesto contro l'austerity, resosi necessario per il forte malcontento dei francesi e il disastroso calo di consensi di Hollande. Non chiederemo ulteriori sforzi ai nostri concittadini, ha detto infatti Sapin, annunciando il non rispetto dei parametri di Maastricht per i prossimi 2 anni e il rientro sotto il fatidico 3% del rapporto deficit-PIL solo nel 2017. Una scelta
responsabile secondo Parigi, ma mal vista da Berlino. La Merkel, che dalla cattedra rinnova ancora l'invito a tutti di svolgere bene i compiti a casa. Che poi quello che ha detto anche Moscovici questa mattina, dando di fatto il via libera ad una futura, più che ipotetica, procedura di infrazione contro la Francia e contro tutti quelli che dovessero sforare i rigidi parametri europei, Italia inclusa. Sì, perché se l'Italia in merito al 3% dovrebbe farcela per il rotto della cuffia, non si può dire altrettanto per il debito, che è poi il nostro vero problema, e per il pareggio di bilancio rinviato al 2017. Ma la situazione è molto grave, insiste Piercarlo Padoan, e lo andrà a spiegare presto a Bruxelles, al punto da mettere a rischio la società più che nel 29, ergo da noi nessuna manovra correttiva è possibile. Moscovici però nella sua audizione non poteva che confermare il rispetto delle regole europee, ma tra le righe del suo discorso, e i falchi del PPE l'hanno subito capito, è però sbucata sorniona la parola chiave, che è anche quella del governo Renzi. Non sono qui per cambiare patti, dice, ma per fare applicare le regole con flessibilità se necessario. Vedremo come finirà. Di sicuro a Napoli, dove stamani si tiene la riunione dei governatori della BCE, avranno ascoltato con attenzione le parole del commissario francese, e viceversa, visto che tra un'ora Draghi dovrà svelare i dettagli del suo piano di acquisto di cartolarizzazioni, le cosiddette ABS, l'ennesimo tentativo di mettere nel sistema liquidità per rianimare il credito e stimolare l'economia. È un braccio di ferro questo che Renzi segue da lontano, magari cercando ancora una volta una sponda internazionale, in visita a Londra con il Premier Cameron. In effetti le parole del nostro Premier vanno in questa direzione, un difficile gioco di equilibrio, perché se da una parte va incontro alla Francia e dice sto con Hollande, non possiamo essere trattati come scolaretti, siamo paesi in cerca di una soluzione, dall'altra ribadisce che la storia italiana è una storia diversa, perché oltretutto intrapresa su un cammino che è fatto anche di riforme, a cominciare da quella del lavoro che tanto sta a cuore di Bruxelles, sulla quale Renzi vorrebbe portare al prossimo vertice europeo almeno un sì al Senato, che soprattutto in queste ore appare tutt'altro che scontato. Sono dalla parte della Francia, i paesi non vanno trattati come studenti. Appena arrivato a Londra per incontrare David Cameron, Matteo Renzi sottoscrive la ribellione al rigorismo di Angela Merkel, anche se, spiega, l'Italia rispetterà il vincolo del 3%. Abbiamo bisogno di un'Europa più snella e più smart. In serata Renzi farà tappa nella City per presentare l'avanzamento delle riforme. Come spesso si dice, il problema dell'Italia è la timeline, ho promesso che sarei tornato e sono qui. Un appuntamento importante per il Premier in un momento cruciale, soprattutto per la credibilità dell'Italia nel mirino degli investitori stranieri, per quel Jobs Act che fatica ad arrivare al traguardo, in un momento in cui lo stesso ministro dell'economia del suo governo, Padoan, ammette che l'economia stenta e che si è peccato di ottimismo, ma con lo stesso ministro che conferma che la strategia di risanamento e di riforme dell'Italia sarà diversa da quella francese. Il ministro del lavoro Poletti, d'altra parte, presidia il percorso parlamentare del Jobs Act, con l'obiettivo di tagliare il traguardo entro l'8 ottobre, in modo da portare questo importante risultato al vertice europeo sul lavoro in programma quel giorno a Milano. Un percorso che resta però sempre ad ostacoli, soprattutto in tema di articolo 18. Il problema è di tipo politico, spiega Poletti. Non è dunque ancora chiaro come verrà recepito il documento approvato in direzione con il via libera tramite astensione di una buona fetta della minoranza PD, se si farà un emendamento o un ordine del giorno. E che si tratti di una questione prettamente politica lo si capisce dalle reazioni che arrivano dal nuovo centrodestra, che vorrebbe lasciare tutto così com'è. In particolare non sono graditi cambiamenti che verrebbero apportati sui licenziamenti disciplinari. Se ci saranno i Damiano, i sindacati e così via, NCD ovviamente non ci starà, ha già avvertito il ministro Lupi. Anche il capogruppo di Forza Italia Brunetta mette in guardia: se Renzi per tenere insieme il suo partito fa marcia indietro, noi voteremo contro e denunceremo questo imbroglio. Avvertimenti incrociati dunque, con un'ultima bordata di NCD contro il patto del Nazareno. Un giorno potremmo dire vedetevi voi e fatevi voi il governo, Tagliacorto, Gaetano, Quagliariello. Fibrillazioni interne alla maggioranza di governo che potrebbero mettere a rischio la conta dei voti al Senato, con la possibilità, come extrema ratio, che il governo ponga la fiducia.
D'altra parte i Dem, dopo le bordate nel corso della direzione del PD, escludono strappi definitivi. Al voto finale del Jobs Act non mancherà la lealtà verso il partito e il governo, afferma proprio l'ex segretario Bersani, che aggiunge però di aspettarsi che il governo presenti un emendamento sul testo approvato nella direzione PD. Insomma, che sia un giorno carico di tensione lo si vede da tanti punti di vista. Innanzitutto vi do conto delle parole di Berlusconi, che è tornato su quel che ha detto ieri Brunetta, ma insomma le parole dell'ex premier contano davvero di più. Ha confermato che il governo, in particolare Renzi, in questo momento in materia di lavoro ha fatto una decisa marcia indietro, dunque tutto si potrebbe rivedere. Vi do conto anche di quello che sta succedendo alla Camera in questo momento, un altro fronte caldo. Sono stati bloccati a un passo dal portone d'ingresso un gruppo di manifestanti. Sapete che c'è una zona cosiddetta rossa che non deve essere oltrepassata ed è controllata costantemente dalle forze dell'ordine, protegge l'ingresso a Montecitorio, un drappello di carabinieri in tenuta antisommossa, adesso sta stentando a trattenerli, a separarli dall'ingresso nel palazzo. E poi c'è il fronte che è forse quello più atteso di Napoli, il direttivo della BCE nella giornata di oggi, con grandi misure di sicurezza, un corteo di protesta contro il rigore, contro le politiche di austerity, che questa mattina si è scontrato in questo modo, con queste immagini che vi mostriamo, con le forze dell'ordine. Napoli va in scena la protesta anti-BCE, mentre i 18 grandi dell'economia con Mario Draghi sono riuniti nel vertice presso la Reggia di Capodimonte. Una città blindata a più di 1000 uomini delle forze dell'ordine, quasi tutti in tenuta antisommossa. Il corteo parte a prima mattina dai Colli Aminei, zona alta della città, tanti slogan e striscioni contro l'Unione Europea. Scuole e negozi della zona chiusi, molta gente affacciata ai balconi, le intenzioni sembrano pacifiche, ma tra i circa 3.000 manifestanti ci sono anche giovani appartenenti a frange violente. Hanno il volto coperto da maschere e sciarpe. Dopo le uova contro gli istituti di credito, bombe carta e fumogeni lanciati anche contro il Tribunale dei minorenni che si trova lungo la strada del corteo, i manifestanti intorno a mezzogiorno arrivano all'incrocio con via Nicolardi, dove un enorme schieramento di forze dell'ordine blocca il passaggio. Qui la protesta degenera in scontri, la polizia aziona gli idranti. Il corteo si ricompatta dopo pochi minuti in piazza, disoccupati, pensionati, docenti, studenti e giovani arrabbiati per il lavoro che non c'è. Si definiscono esodati dello Stato. Uno dei manifestanti viene condotto in questura per aver tentato di scavalcare il muro di recinzione della Reggia. Da un furgone una voce, i Black Bloc, siamo noi che paghiamo la crisi sulla nostra pelle. Napoli con gli occhi del mondo puntati oggi non solo sul fronte delle istituzioni europee, non solo sul fronte dell'ordine pubblico, ma anche per una vicenda che riguarda più la politica italiana. Lo sapete, è una città sul fronte istituzionale con una situazione senza precedenti, un sindaco che non si dimette, pur condannato e pur sospeso in mattinata dal prefetto. De Magistris ha incontrato poco fa i giornalisti, la sostanza è ribadire che la sua sarà una politica di resistenza, non si dimette, anzi ha girato le accuse a un paese malato, una democrazia malata, ha detto ci sarà molto da fare, molta strada da fare perché si eviti che diventi un vero e proprio regime. Ho la granitica certezza di essere un uomo delle istituzioni, ho il diritto dovere di denunciare la corruzione quando arriva fino ai vertici istituzionali. De Magistris non si dimette ma attacca. Non sono corrotto, ho fatto il mio dovere, perché mi dovrei dimettere? De Magistris l'aveva indetta dopo l'avvenuta notifica della sospensione, la conferenza stampa per ribadire ancora una volta, qualora non fosse stata chiara, la sua posizione. Quella di un sindaco da stamattina ufficialmente demansionato, sospeso al suo posto il vice sindaco Tommaso Sodano, ma tutt'altro che decaduto e che si sente sulle barricate contro le istituzioni, la magistratura e il Quirinale, che con la sua sospensione hanno usato tempi record, e dalla parte dei cittadini, delle persone senza potere, convinto che la sospensione sarà breve, 3-4 mesi, dice lui.
L'ultima versione del più classico degli incroci italiani, quello tra giustizia e politica, si svolge proprio a Napoli ed è un puzzle tutto particolare, partenopeo, un puzzle dove nessuno conosce la collocazione finale dei vari pezzi. Tra le poche cose certe c'è che stamattina il presidente del Consiglio Comunale ha notificato a De Magistris la sospensione, quella subita in seguito a una condanna per abuso d'ufficio, cui aveva ieri risposto con uno sprezzante «se la vedete salutatemela». E c'è anche, appunto, che a farne le veci sarà il vice sindaco Sodano, così come è deciso ieri. Per il resto non tutto, ma di tutto, un sindaco sospeso che non accenna a rispettare la sospensione, una sospensione la cui durata non è specificata, un partito, il PD, che per la prima volta dopo il successo delle europee ne vorrebbe approfittare per andare alle elezioni anticipate, nella prossima primavera si voterà comunque per la regione, una giunta niente affatto desiderosa di andare alle urne invece, prima della fine naturale del mandato, gli ingranaggi tutt'altro che lineari della legge Severino e, come se non bastasse, anche il voto di secondo livello per la città metropolitana previsto per il 12 ottobre, voto che invece il PD e Forza Italia, a differenza della giunta in carica, vorrebbero posticipare. Le manovre della politica sono in pieno svolgimento. Manovre della politica, è chiaro anche dalle parole che Renzi ha pronunciato in quel di Londra, riguardano soprattutto in questa fase il tema lavoro, non solo il nodo dell'articolo 18 che lo stesso ministro Poletti ha definito un nodo politico, così come l'ipotesi di un emendamento da portare in aula e l'opposizione sempre meno responsabile, più sferzante di Forza Italia, lo abbiamo visto nelle parole di Berlusconi, e poi quell'ipotesi che è ancora sul campo e che ancora tanto fa discutere della TFR in busta paga. Continua a far discutere l'idea del governo di inserire in busta paga il trattamento di fine rapporto, la liquidazione che attualmente i dipendenti portano a casa alla fine del rapporto di lavoro. Il coro di no va dai sindacati agli imprenditori e ai commercianti e oggi anche il ministro del lavoro Poletti ha espresso più di una perplessità. È in corso una riflessione, i pro e i contro sono noti al governo, ha detto stamani il ministro, che ha ammesso come il problema principale di questo tipo di operazione sia proprio la scarsità di risorse finanziarie. Problema che tocca soprattutto le piccole aziende, quelle con meno di 50 dipendenti, sempre più a corto di liquidità. Criticità ammesse anche dal ministro dell'economia, Padoan, che sottolinea in un'intervista come sul TFR insistano vari interessi in campo. Ci sono i lavoratori, la finanza pubblica, l'INPS, le imprese e i fondi pensioni. Le opzioni sono complesse. Con il TFR in busta paga Palazzo Chigi vorrebbe dare, dopo gli 80 euro, un altro stimolo ai consumi. E questo è il senso dell'operazione, come ha spiegato il consigliere economico del governo, Joram Gutgeld, stamani ad Omnibus. Vorremmo dare la libertà ai lavoratori che vogliono prendere una parte di questa enorme somma di salario differito, ha detto, e metterlo in busta paga oggi. E dobbiamo trovare il sistema di risolvere i problemi finanziari delle piccole e medie imprese. La soluzione per il governo passa dalle banche, alle quali si chiederebbe di erogare prestiti alle piccole aziende a un tasso di interesse del 2,5%, che equivale alla rivalutazione del TFR. In campo anche la possibilità di dare una garanzia pubblica attraverso la cassa depositi e prestiti. Ma l'altro nodo da sciogliere è la tassa che il lavoratore dovrebbe pagare. Il rischio sottolineato da molti è che i dipendenti sarebbero penalizzati dall'eventuale passaggio dalla tassazione separata, attualmente l'aliquota IRPEF è tra il 23 e il 26%, a quella ordinaria che potrebbe essere molto più alta. Nessun aggravio di tasse, ha detto però ieri il responsabile economico del PD, Filippo Taddei. A promuovere l'idea del governo oggi è il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne. Bisogna smettere di dire no, costi quel che costi, anche per Fiat. Quella è la direzione giusta. Aperture anche dal leader della FIOM Landini, per il quale il TFR è salario dei lavoratori. E io penso, ha detto, che si possa fare una cosa molto semplice, mettere in condizione ogni lavoratore di scegliere quello che vuol fare. In qualunque direzione si andrà, lo si farà. Notizia di pochi istanti fa con tassi invariati, 0,05, conferma arrivata la direttiva della BCE a Napoli, e lo si farà con uno stallo su un altro fronte, quello più volte richiamato anche dal Presidente della Repubblica Napolitano. I due membri della Consulta bloccano le due aule del Parlamento, ancora una votazione, una fumata nera, nonostante Forza Italia, o meglio il singolo Silvio Berlusconi, abbia cambiato nome. Questo non ha contribuito a uscire dallo stallo, ma ad agitare le acque di Forza Italia, questo davvero sì.
16ª fumata nera in Parlamento per l'elezione dei due giudici della Consulta. Nulla è servito il cambio del candidato di Forza Italia che ha abbandonato Donato Bruno, sul quale pesava l'ombra di un'inchiesta giudiziaria per l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza. Anzi, i voti raccolti da Caramazza sono stati soltanto 450, molto al di sotto di quota 570, il quorum richiesto per l'elezione, mentre Luciano Violante, che resta il candidato del PD, ha raccolto 511 voti. Nonostante sia ormai fuori dai giochi, Bruno ha avuto 66 voti, segno che è forte in Forza Italia il numero dei dissidenti rispetto alla linea dell'ex cavaliere. Nel segreto dell'urna di fatto si replica la scena andata in onda con Antonio Catricalà, prima scelta di Berlusconi, poi sostituito da Donato Bruno, più gradito ai parlamentari azzurri, che invece non hanno affatto apprezzato la sua sostituzione con un candidato tecnico come Caramazza, come dimostrano anche le numerose assenze in aula. Un problema in più per l'ufficio di presidenza di Forza Italia, convocato in queste ore a Palazzo Grazioli, con Berlusconi che già deve fronteggiare il malcontento dell'area guidata da Raffaele Fitto per la politica troppo morbida nei confronti del governo Renzi. Ora per la Consulta si fa sempre più difficile. La nuova votazione, la 17ª, è stata convocata per il 7 ottobre e visto l'esito di oggi si prospetta un nuovo cambio di candidato per Forza Italia, mentre il PD resta per ora fermo sul nome di Violante. Ma proprio su Violante arriva il nuovo attacco del Movimento 5 Stelle che boccia l'ex presidente della Camera bollato come incandidabile. Violante non ha i requisiti per essere giudice della Consulta. Che aspetta Napolitano a intervenire? Qualcuno lo svegli, magari una telefonata di Mancino può servire, scrive Beppe Grillo sul suo blog. Sul fronte internazionale c'è una preoccupazione crescente, anche se Pechino non gradisce ingerenza nei fatti che considera interni, in quella mobilitazione che sta paralizzando e modificando anche la fisionomia delle strade di Hong Kong. Lo sapete, la richiesta di dialogo, richiesta di elezioni democratiche non controllate nei confronti del governo di Pechino da parte degli studenti, poi un primo strappo, un ultimatum posto, adesso la sensazione che il governo possa passare davvero alle maniere forti per sgomberare le strade ed evitare che la protesta dilaghi. Il braccio di ferro tra i manifestanti e il governo va avanti a colpi di ultimatum. Chun Ying si dimetta oppure occuperemo gli uffici del potere governativo, avevano scandito ieri gli studenti chiedendo che il capo dell'esecutivo della città rassegnasse le dimissioni. E proprio mentre sta per scadere quel termine ultimativo è arrivata netta la risposta. Chiediamo ai dimostranti di disperdersi pacificamente, immediatamente. Ci saranno gravi conseguenze se attaccheranno i palazzi governativi. Dopo 4 giorni di proteste, la tensione dunque sembra non affievolirsi, con i manifestanti più che mai intenzionati a non recedere e le istituzioni che attraverso una mobilitazione massiccia delle forze dell'ordine non vogliono cedere alle richieste della piazza, nonostante abbiano più volte intimato di sgomberare piazze e strade occupate dai presidi. Il rischio del muro contro muro, cui sembra avviarsi questa protesta, ha ancora qualche margine di mediazione, però i leader della protesta non hanno chiuso la via del dialogo e sperano di sbloccare questa impasse, facendo leva sullo spirito nazionalista delle forze dell'ordine mandate a reprimerli. L'idea di questa scultura, spiega questo studente indicando gli ombrelli che sono diventati il simbolo della protesta, è quello di suggerire che la polizia e i cittadini non siano l'uno contro l'altro. La polizia e i cittadini dovrebbero stare insieme, dalla stessa parte, per il bene comune e per la democrazia. I dimostranti continuano a chiedere alle istituzioni una maggiore partecipazione alle scelte attraverso la democrazia popolare, ma soprattutto vogliono mettere fine al controllo di Pechino sui candidati alle elezioni politiche del 2017. Stiamo facendo questo per esprimere sostegno al processo legale, spiega questa ragazza che invoca il dialogo. Le cose, dice, devono essere risolte pacificamente, non con la forza. Intanto le immagini della repressione hanno fatto il giro del mondo. Il governo di Pechino ha ribadito che quanto sta accadendo nell'ex colonia britannica è una questione interna ed in quanto tale deve essere risolta. Una linea ribadita anche dal ministro degli esteri cinese Wang Yi in missione negli Stati Uniti. Quelli di Hong Kong, ha detto, sono affari interni cinesi. Nessun paese permetterebbe atti illegali che violano l'ordine pubblico. Chiudiamo con il calcio. È stato un mercoledì da dimenticare presto per la Juventus. Pensate, ha subito un solo gol, quello di ieri dall'inizio della stagione, considerando il cammino in campionato, quello nelle coppe europee. È stato un gol decisivo che ha consegnato nelle mani dell'Atletico Madrid la vittoria e la possibilità di complicare, dal punto di vista bianconero, non poco la situazione nel girone.
La sensazione comune è quella di un'occasione persa a Madrid. Una Juventus non più imbattuta e troppo timida nella fase offensiva, capace di gestire la partita senza però osare, come sostiene Buffon. Alla fine la squadra di Allegri viene punita da un Atletico che adesso ha di nuovo Simeone in panchina, dopo la lunga squalifica. Il tecnico è la vera anima di un gruppo che senza fuoriclasse riesce ad usare l'arma del temperamento con un gioco ostruzionistico. È mancato che in quella situazione dove abbiamo preso gol abbiamo sbagliato, loro sono stati molto bravi a approfittarne e siamo usciti sconfitti, dove dopo una partita direi ben giocata, condotta per gran parte del tempo, sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare in certe situazioni di gioco. Allegri adesso è sotto il tiro della critica perché la sua Juve sembra ricadere nel vizietto del passato in Europa, dove non mostra la stessa autorevolezza del campionato. Probabilmente ieri c'era la preoccupazione di limitare un avversario ostico per l'atteggiamento e le cifre parlano chiaro. L'Atletico in Europa ha conquistato il 18° successo in casa nelle ultime 20 esibizioni. È un dato di cui tenere conto anche nell'ottica della super sfida di domenica, a cui la Roma arriva con un'immagine più convincente, ma il Manchester City concede di più. Allegri si consola con la classifica. Un girone aperto, che il Malmo non è alla Cenerentola del girone. Mancano 4 partite, siamo tutti a 3 punti, quindi ancora c'è tutto da giocare. Sicuramente abbiamo buone possibilità, ottime possibilità di passare il turno, però per farlo bisogna cercare di vincere le prossime partite. Oggi tocca alle 4 italiane che devono farsi onore in Europa League. A San Siro il Karabag, formazione dell'Azerbaigian, sembra l'occasione ideale per l'Inter che deve cancellare il flop di domenica. Appuntamento speciale che profuma di amarcord per Marek Hamšík, che con il Napoli in trasferta ritrova lo Slovan Bratislava, la squadra che lo ha lanciato. Benitez fa turnover con Higuain in panchina. Una vittoria per guarire chiede Montella alla sua Fiorentina, impegnata in Bielorussia contro la Dinamo Minsk. Il giovane Bernardeschi è l'uomo gol. Il Torino con il rientrante Amauri ospita quel Copenaghen che l'anno scorso tirò un brutto scherzo alla Juve. Con questo ci fermiamo, pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque di noi insieme, 40 secondi dopo le 14, tutti i nostri aggiornamenti, come sempre una giornata tutta da raccontare, lo abbiamo sentito sul nostro sito internet, su Twitter, ancora l'informazione con TG Cronaca, che torneremo a fare punto sulla sicurezza nel nostro paese in un momento particolarmente delicato, fatto di tagli, possibili accorpamenti e novità in arrivo, lo vedremo. Informazione poi torna alle 20 col TG, noi ci vediamo domani se volete, grazie e buona giornata.